prendiamo in prestito. Ah, giustamente bisogna aspettare. No, prevedono per lui un ruolo più importante in rosa. Vediamo quanto vorrebbero. 40.000 andrebbe bene. Potevo pagarlo meno allora, probabilmente. Vediamo. Perché se lo paghiamo poco poco potrebbe essere un buon investimento. L'Inter è piccola fuga, 3 punti, ancora aperta la lotta scudetto, mancano ancora un pacco di partite. Carta per Pecorino, accettata. Riserva, però lo possiamo tenere, se lui è contento uguale. Allora, gli leviamo l'aumento annuale di stipendio. Allunghiamo il contratto perché è troppo poco. Gli andrebbe anche bene, 224.000 euro per 5 anni. Valutiamo. Non sono tanti soldi, quindi potremmo anche giocarcela. Next Gen 2024, ecco, i migliori 50, qua probabilmente sarebbe qualcosa che bisognerebbe provare a prendere, ma è molto probabile che non vengano, però almeno i primi Urca, questo è fortissimo. Infatti vale già 30 milioni. Almeno quelli che non hanno valutazioni stellari, tipo questo qui, proviamo a osservarli. Questo prende già 2 milioni l'anno, quindi sicuramente non è assolutamente intenzionato a venire da noi. Hendrick lo conosciamo. Felder quarto. Incredibile, quarto nei primi 50 giovani al mondo. Complimentoni. Serviamo anche questo Larsson. E Gavi, beh, del Barcellona vale 200 milioni, quindi lo sappiamo che è fortissimo. 48 milioni, Valdé. Proviamo. Serviamoli un po' e vediamo se riusciamo a acquistare qualcuno di questi, non sarebbe male. Ah, Schwartau al Brondby. 10 milioni. Questi ovviamente non abbiamo molti soldi ora, però magari li potremo avere in futuro. Questo è troppo caro. Ecco, Gasopo, questo possiamo cercarlo. Possiamo osservarlo e vedere quanto vale. E quanto vorrebbe il Benfica, principalmente. Porti in Lisbona, in genere comunque sono in squadre già buone e ti danno un sacco di soldi. Questo è un po' caro, ma potrebbe essere un buon acquisto. Filippo Manè, 24 milioni. Questo al Chelsea. Facundo, buonanotte. Prende già 1 milione di euro al Brighton. Questo 14 milioni all'Udinese di Lecce. E 30 milioni. Bravo, che già ora qui scendesse un po' i valori, invece a volte troviamo anche dei giocatori che hanno valori molto molto alti. Raggiungibili. Speravo saltasse fuori anche Diomandé, ma Diomandé non c'è qua. Luca Romero,
E la Lazio? Treat everybody even as long as you are breathing every day is an achievement we can make a difference depends if you believe Andrea col Sassuolo è Torino lo serviamo perché il Torino non sta giocando poi così bene questo è il Tel Aviv il Maccabi i timoni in vendita però magari potrebbero poi essere interessati eh? E questo cinquantesimo però serviamolo, vediamo. Ci metteranno un po' a mandarci i resoconti. Non abbiamo fretta. Endrup, nuova stella della Danimarca. Ha ringraziato Hjulmand, allenatore della Danimarca, ok. Prima presenza in nazionale. Facciamo i complimenti. Molto contento e diciamo che si è molto deve essere orgoglioso di se stesso. Andrew, se non ricordo male, abbiamo un contratto lunghissimo nel 2028, ancora 4 anni, molto bene. E però ha una clausola, vero? Di 10 milioni per le squadre di Champions. Vediamo, lui quanto prende ora di stipendio? Prende 1.3 milioni. Se noi proviamo a rinnovargli il contratto quanto vuole perché lui è interessato a rinnovare cazzo però raddoppiare lo stipendio è tantissimo proviamo a alzargli a 20 milioni la clausola rescissoria aggiungiamo la solita clausola in caso di retrocessione a zero sempre alto eh? 17 1.7 milioni sono tanti però ci aggiungiamo un anno e alziamo di 7 milioni la clausola rescissoria mi va bene questi giocatori non me ne frega nessuno forse del prete però è solo no del prete non mi interessa staff valuteremo poi ma ci ho dato un occhio ma non c'era niente di interessante giovanili non me ne frega nessuno perché anche Papadopoulos è comunque scarso non mi interessa questo non è male aspetta un po' ah è quello quella punta di ok a zero 1 milione l'anno Sentiamo un po' la gente. Ah, non è interessato? Qua dice di sì. Deve aspettare un po', ok. In caso intanto mettiamo le lista selezionati. Tanto in caso sarebbe per l'anno prossimo. Sono arrivati i giovani e abbiamo un talento straordinario. Valutiamolo subito. E poi abbiamo un po' di talenti ottimi. Lorenzo Basso. A me così straordinario non sembra, però... Vediamo di fidarci un po' dei nostri osservatori. Di certo gli rinnoviamo, gli offriamo un contratto. Come promessa 39.000 euro vediamo se possiamo solo 2 anni rimuovi questo rimuovi l'aumento annuale aggiungiamo opzione per il club di rinnovare il contratto di 3 anni proviamo ad abbassargli un pochino ma non tanto lo stipendio in realtà funzioni troppo dure ok facciamo così includiamo intanto 3 mesi e potremmo fare una lista nuova osservatori lista selezionati ok nuova lista e ci mettiamo
Giovani promesse, chiamiamoli così. O anzi, Eugene direttamente. Tanto quello sono. E ci mettiamo Lorenzo Basso sicuramente. E ce la mettiamo per 3 mesi, così siamo tranquilli. In questi 3 mesi poi non ce lo dimentichiamo. Poi c'è questo portiere, va bene. Proviamo questi qua, fidiamoci e offriamogli un po' un contratto. Però dobbiamo rimuovere un po'. Però 3 anni sono pochissimi. Pochissimi. 31. 27 e mezzo va bene, perfetto. Vediamo di offrire un po' più o meno gli stessi contratti, tutti sempre 3 anni. Vediamo se 23 e mezzo gli vanno bene, sì. Okay. E questi iniziano a essere un po' più scarsi, però fidiamoci comunque, dai. Possono comunque crescere e possiamo farci qualche soldino. Alla fine gli stipendi comunque sono bassi. È di corsissima, quante belle canzoni che ci sono oggi, veramente. Tu mi ricordi di Michael Jackson che sta sfruttando al massimo il bot, che è lì apposta, quindi fa benissimo. Questo stipendio è già un po' più alto. E 2 soli anni. 60.000 euro non te li do. Se stiamo sotto i 50 va bene. 50. 50 va bene, ok. Proprio a pelo. Del mezzo della Serie A chi l'ha fatto? Verdi. Poi Flavio Junior Bianchi, terzo, ottimo. Miglior squadra in attacco, Juve. Miglior giocatore offensivo, Ciro Immobile. Yeah, Mario Puente espulso, non mi fa piacere proprio per niente. Partita col Bologna tra pochi giorni. Ok, non eccitatevi troppo. No, mi fa piacere perché comunque viene sempre sfruttato poco. E secondo me, cioè almeno l'ho messo proprio per interazione con voi, anche per variare un po' le canzoni, perché sennò non variavano mai. Candele profumate dall'ingresso, fino in bagno stasera. Così è troppo però, eh. E ci vizi. Questa però aspetta, non è il mio allenamento. Allenamenti, allenamento qua. Ma come sfruttato poco? Sì, anche te non è che lo usi tanto, eh. Ogni tanto qualcuna, ma poca roba. Anche se complimenti, DJ, ottima musica. Ecco qua, ci rimettiamo un allenamento un po' più decente. Allora, i prestiti abbiamo Gudmundsson, Junior Bianchi che è cresciuto tantissimo, 9 gol, molto bene, molto bene. Ti ritieni offeso dal problema che sono poco in live? No, non è vero, non devi tenerti offeso, è che spesso sei... No, in realtà no, non è neanche che sei poco in live perché non è vero. Valutati i giovani del vivaio, sì, ce l'hai già detto. Dobbiamo solo provare a prendere Lorenzo Basso, che però ha rifiutato il contratto. Quindi giustamente ora dirà vaffanculo. Convocato Balog in nazionale ungherese. Ha giocato 120 minuti perché sicuramente sono andati i supplementari. E per 6 e mezzo, non male.
Ok, Ciroleo accettato. Pecorino verrebbe. Prendiamolo, dai. Per me, per 40.000, 200.000 l'anno, ci sta a prenderlo. Possiamo farci un po' di plusvalenza, un po' di soldini. Però giochiamo Bologna, Udinese, Napoli. Giorni alla partita col Bologna. Sta caricando un sacco, cosa c'è? Ah, per l'affluenza giovani probabilmente. Saranno arrivati i giocatori in Italia, come infatti anche a noi, quindi stava caricando tutto. Ora bisognerebbe andare a vedere tutta l'affluenza giovani, vedere cosa c'è. Ma se mettessi un video che non c'entra con la musica, il bot la blocca? No, no, ti fa sentire anche, ti fa vedere anche i video. Ok, questi hanno firmato il contratto giovanile, ecco perché era 2 anni, perché era fine 18, perché hanno 15 anni questi giocatori qua. Quindi è di tutto YouTube, esatto, sì. Ci puoi mettere qualunque cosa. Urca, fammi vedere questo, scusami. Norvegese. Potremmo prenderlo per una cifra molto contenuta. Ha un portiere. No, non è portiere. Sì, è un portiere. Mi sembra veramente tanta roba questo. Scusa, dobbiamo prenderlo assolutamente. Però non verrebbe in prestito, ma il trasferimento sì. Fammi vedere quanto vuole. Lui è molto intrigato e vorrebbe un ingaggio comunque decente. Proviamo a abbassarlo, lo abbasserebbe anche. Te la metta la lista, Sid, perché non vedo. Non vedo il link. Intanto noi proviamo a chiedere. Allora. Ah sì, non abbiamo i soldi, però lo vorremmo prendere questo. Proviamo a prenderlo magari a rate. No, non te la... Ah, aspetta, eh. Riproviamo, strano. No, il comando è giusto. Ah, probabilmente se l'ha solo pescato, ok. Guarda lì. Probabilmente si è solo pescato il comando, il bot, per qualche motivo. Proviamo a pagare la rata, rate annuali, 2 rate e gli diamo 1,5 milioni, anzi 2. 300.000, 1,7 milioni, diciamo così. Ahia. No, la percentuale la volevo levare, cavolo. Dovevamo andare a vedere a Roma i Guns quest'anno, ma è distantino. Sei tornato a fare uno stilista, il bot. Adesso mi girano un po' le scatole. Non volevo dargli la percentuale sul guadagno, perché mi sembra... Riproviamo. Sembra tanta roba. Facciamo un'offerta a sto punto di... sempre a rate. Annuali. 2 rate. Ci mettiamo... 1,6 milioni e ti diamo 2,50 adesso. Oh, va bene. Questo mi sembra un ottimo giocatore e un ottimo acquisto in caso. E questo potrebbe fare il titolare da noi il prossimo anno.
Siamo un po' tutti di giro alla fine. L'anno scorso, a causa febbrone da Covid, ho dovuto vendere il biglietto. Che peccato, cavolo. È lontano uguale per entrambi. Tu di dove sei, Michael Jackson? Anche questo non è male, però già questo vi rivale un botto di soldi. Ok, ma vabbè. Questo è un gran giocatore. Con un prezzo più che accettabile. Trieste, sti cazzi allora. Bairami. Mediano, non è neanche troppo male sto mediano come potenziale. Prodotto del vivaio. Da una parte ci andrei, però boh, anche usare 2 giorni di ferie così non so. Eh beh, sì, sarebbe, Roma sarebbe bello andarci qualche giorno in più, non fare 2 giorni e basta. Credete che il modo di giocare di Diomandé possa renderlo ideale per questa partita? Non dico niente. Mi è un crescente malcontento a causa della sua riluttanza a utilizzare uno stile di gioco diretto, ma non è vero. La consegna del gol 50 è vicino. Chi pensi vincerà? Ovviamente non potrò votare il mio. Ah, ma questo è ok per il 50. Votiamo per Pedri. Confermo. Roma dovresti prenderti 2 paio di giorni in più se non l'hai mai visto. Jorgensen è incredibilmente interessato, questo mi piace tantissimo. Giocatore importante, va bene. Ah, cavolo. Però non abbiamo budget. Merda. Al massimo quanto possiamo arrivare? 2,82, mi sa che manda a quel paese. Proviamo a mettere rescissione in caso di retrocessione a zero e ad alzare la clausola il più possibile. Diamo tutti i bonus che possiamo dargli. No, per quanto non sia impossibile quello che ci chiede, non possiamo darglielo. Non possiamo darglielo perché ora non abbiamo soldi. Scusa. Alla dirigenza non possiamo chiedere nulla. Dobbiamo aspettare. Possiamo provare ad aggiungere delle clausole tipo no. Percentuale del valore della cessione, percentuale del guadagno della cessione. Diciamo un 25, tanto poi puntiamo a rinnovargli il contratto. Così accetta, bene. Bene, 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 bene. Però glielo dobbiamo rinnovare sto contratto perché così non va affatto bene. Però 6 mesi lo rinnoviamo. A Roma vorrei che se in estate andiamo giù già in Croazia, quindi non saprei. Se vai a Napoli vai verso Posillipo o comunque Vomero. Sono le zone più tranquille e belle. A Roma anche sotto il Quirinale, giusto per essere vicino al centro. Allora, preferisci Napoli? Allora, lo dicono in tanti che Roma sia comunque una città sporca. Però direi che comunque è una città da vedere sicuramente. Vicino a Napoli ci sono stato 3 anni fa, non sono mai stato a Il Roma. No, furore, dice un testimone, dilaga in città. verso Roma invece ci sono stato 3 anni fa, verso Napoli ci sono stato 3 anni fa, siamo andati a Castellammare, poi siamo fatti tutta la costa amalfitana. È bellissimo ovviamente, quella zona lì è tutta molto bella. Siamo andati anche sul Vesuvio. Allora, partita. Vediamo se dimentichiamo qualcuno. Ah, Ellerson è richiesto dal Freiburg. Ok, va bene. Diomandé non è. Devi girare per capire. Ah, Meligoni squalificato. Che ci mettiamo al suo posto? Prendrup.
Perfetto. E qui direi che non ci mettiamo nessun altro. Va bene così, direi. Zennaro infortunato. Mettiamo giusto Ellerson, ma non credo che lo metteremo in campo. Ellerson potremmo anche provare a venderlo. Valuteremo. Valuteremo in base a chi ci comprano, quanto ci danno e a chi potremo prendere. Perché avete avuto difficoltà in casa di recente? Beh, abbiamo avuto due partite difficili. A me hanno quasi fatto la multa perché ero in zona pedonale con uno scooter perché dovevo comprare i dolci da Opel. Può sembrare un cliché, ma il primo gol sarà decisivo, come sempre. E, a proposito di dolci, noi invece siamo andati a prendere un dolce a minori o maggiori e poi abbiamo scoperto che è molto famosa come pasticceria. Adesso mi scappa il nome, ma come si chiamava? Sol de Riso, Sol de Riso. Mandate il Sol de Riso. E poi ci hanno detto essere molto molto famosa come pasticceria. Pagato caro, ma molto buono in effetti. Ah, qui sì, stiamo giocando con i panchinari anche in campionato perché tanto il campionato è finito per noi, non abbiamo più niente da giocarci. E quindi tanto vale far giocare i giovincelli. Così che possano migliorare un po' loro. Dov'è fare un giro? Buona continuazione, grazie mille Michael Jackson, buona giornata. Buon divertimento, peccato questo cross in aria ha attraversato mezz'aria. E grazie ancora per il follow. Ti lascio l'ultimo regalo. Bel lavoro. Sì, ci sta, 4 e un quarto avevi detto, manca. Sì, ci sta, mezz'ora, manca solo. Buon lavoro. Esatto. Certo, come un grande classico. Alla prossima. Il Barro, oh, bravo. Pessimo passaggio di Barro, meno male. Comunque anche i panchinari non se la cavano troppo male, per quanto siano scarsissimi. A Cornero non è un brutto giocatore, anche nella realtà si sta mettendo abbastanza in mostra. E Biagioni è un terzino comunque con grande potenziale. Noi quello che speriamo è anche tu, cazzo che fallo. Fa un giallo se lo prende? No. Speriamo anche di metterli un po' in mostra e di provare a venderli magari a giugno facendoci qualche soldino, una percentuale sulla rivendita. Bravo Torsiello che ruba il pallone a Miguel. Ah, comunque sono un coglione. Sì, è vero che abbiamo giocato ci stiamo giocando con i panchinari, ma qua non ci abbiamo mica 11 sostituti. Grande gol Lipani, bellissimo. Torsiello e Lipani di testa. Quindi magari va bene far giocare i panchinari, ma non 11 magari. Comunque bel gol. Potremmo in caso far esordire anche i nuovi quindicenni che abbiamo appena ingaggiato. Faccio di Skorupski. Bravo Gozzi che allontana. Biagioni riparte, vediamo il cross un po' bruttino. Bonifazi riesce ad allontanare ma di nuovo palla Masini, Mulattieri dribbla, poi tira fuori. Corner. Deviato. Corner troppo, troppo corto, cercati troppo avanti.
qua ci fa vedere altri risultati inamichevoli, ma non Serie A chi gioca. Bianchi infortunato, no, speriamo non grave. Roma sta vincendo, spareggio, appena detto gliel'abbiamo buffata a manetta, pareggio di Sanabria, del Toro. Bello questo di Pani per Torsiello. Peccato, era una bella azione. Napoli sta vincendo con l'Atalanta con gol di Osimhen. La qua apertura sulla destra. Me le buffi tu impressionante, appena proprio detto la Roma sta vincendo, gol del Torino. Dragusin ci ha quasi punito col gol dell'ex, un palo di testa. E il Monza sta vincendo. Adesso poi andiamo a vedere anche come se la sta cavando il Como, era più o meno a metà classifica l'ultima volta che avevamo controllato. Possiamo andare a vedere come sta giocando ora. Serie B ha pareggiato col Mantova, o sta pareggiando col Mantova. Questa cosa, quel dell'ex, l'abbiamo mandato in prestito. Non l'abbiamo venduto, tranquillo. In prestito da titolare, hanno strutture eccellenti rispetto alle nostre, quindi speriamo che possa migliorare. Tranquillo che non lo vendiamo. Punto saldo della nostra difesa, ce lo teniamo ben stretto. No, visto che comunque non ci giocavamo più ormai niente, eravamo tranquilli con la retrocessione, abbiamo deciso di mandarlo in prestito. Per provare a farlo crescere di più. Bello questa azione per Lipani. Poi andiamo poi ripartendo la difesa. Niente, i corner non riusciamo a farne mezzo decente. Samp ha perso con Lecce, nonostante Lecce abbia giocato in 10 e con due infortunati. Lipani, qua devi tirare un po' più forte. Passaggio per diretto per Skorupski. Comunque migliore in campo, con 6 tiri e un voto di 7,8 con anche un gol. Bello questo cercati di testa. Il prossimo anno sicuramente titolare ci sarà sicuramente il nostro Dragusin, ma Morgalla vorrei valutarlo bene per vedere se è già all'altezza da titolare oppure solo panchinaro, però sicuramente almeno panchinaro lo portiamo. Dentro Besaggio e poi chi cambiamo ancora? Potremmo cambiare Biagioni, è un po' stanco ammonito e ci mettiamo Ziborra. A proposito, guardiamo com'è Dragusin, si è migliorato un po'. Comunque è sempre molto buono. Aspetta, qua riparte, mi sa, un contropiede del Bologna, Vignato. Vediamo se Del Prete o Torsiello riescono a arginarlo, ma mi sembra di no. Cross dentro. Dragusin. Che inserimento. Loro lo usano come terzino, almeno in questa partita, però va bene uguale. L'importante è che giochi e che si alleni con le loro strutture buone. 80esimo, bel lancio per Mulattieri, dai. Però devi tirare un decentemente, che ci è tirato completamente fuori. Dentro Piccoli e poi ci giochiamo l'ultimo cambio tra pochi minuti. Adesso va bene,
e sostituiamo Fornero e ci mettiamo dov'è? Nessuno qua, nessun terzino trequartista, mettiamo Soro e leviamo Circati che è stanco e ci mettiamo vai così. Ottantottesimo. Zerzi mi sembra che qui abbia un'ottima scheda. Vediamo un po'. No, ottima no, però buona, con un ottimo potenziale. Ottima prestazione per Popov comunque. Almeno per ora. Non che abbiano fatto troppi tiri in porta, hanno fatto uno solo, però comunque quello l'ha parato. Finita, ottimo, abbiamo vinto anche con le seconde linee, questo è molto piacevole. Direi ben fatto.